Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare degli spaghetti con pomodorini gialli, gamberi e asparagi. Allora, ci vorranno circa 2 confezioni di pomodorini gialli, 300 g di gamberi, una parte io andrò a sgusciarla, un 50 g di asparagi, che ho già tagliato a pezzettini. 3 invece li ho lasciati un pochino più grandi che mi serviranno per la guarnizione, un aglio e mezzo, circa 200 g di spaghetti perché io sto cucinando per due, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione che è davvero molto Eccoci semplice. pronti. Allora, in una wok ho messo a riscaldare dell'olio con l'aglio. Ora aspettiamo che si riscaldi l'olio, facciamo imbiondire un po' con l'aglio e poi mettiamo i pomodorini gialli. Io uso la wok perché poi andrò a saltare gli spaghetti qui. Una volta pronto il nostro olio, possiamo andare a metterci i pomodorini gialli. Qualche pomodorino andrò a schiacciarlo con la forchetta. E qualcuno lo lascerò intero. Sistemo di sale, metterò un pizzichino, 2 pizzichini di sale. Ok. E lascio cuocere un pochino con coperchio. Ok, dopo un paio di minuti vado ad aggiungere i gamberi che alcuni li ho sgusciati, altri no. Lasciamo cuocere insieme, questa volta senza il coperchio, così il sughetto si andrà per un paio di minuti. Eccolo qui, il nostro sughetto è pronto, i nostri asparagi sono pronti, di qui ho messo l'acqua per gli spaghetti. Quindi è tutto molto molto semplice. E amalgamiamo bene il tutto. Ed eccolo qui il mio primo piatto, spaghetti con pomodorini gialli, asparagi e gamberi è pronto. Guardate che meraviglia, vi assicuro che è anche molto molto buono. Provate a farlo e poi fatemi sapere tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!